quale sarà nel futuro il ruolo dell'idrogeno e come cominciare ad applicarlo per la transizione energetica, lo vediamo con Matteo Parlato, che è andato ad Ecomondo a Rimini alla Fiera del Green. Quanto è importante l'idrogeno per la transizione ecologica? La strategia europea e tutte le agende correlate individuano l'idrogeno come uno dei vettori del futuro per contribuire alla decarbonizzazione energetica, al perseguimento della neutralità climatica. È un vettore rispetto al quale occorre aumentare e concentrare gli sforzi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per raggiungere la competitività economica dell'idrogeno, consentire una diffusione migliore nell'ambito dei diversi settori applicativi e anche garantire adeguati livelli di affidabilità e sicurezza negli usi finali. In questo senso è importante anche fare dimostrazione. La strategia europea prevede la realizzazione di dimostratori, le cosiddette Hydrogen Valley. Noi come Enea realizzeremo nel nostro centro di ricerca Casaccia alle porte di Roma un Hydrogen Valley con l'obiettivo sostanziale di svolgere ricerca e innovazione da un lato e offrire servizi in risposta alle istanze industriali per validare le diverse tecnologie che con un approccio neutrale verranno provate. Tutto ciò serve a colmare il gap che tipicamente sussiste tra quella che è una buona idea che si sviluppa in un laboratorio di ricerca e la sua trasferibilità a livello industriale e commerciale. L'idrogeno però, diciamo, in natura non c'è puro, come lo ricaviamo? E l'idrogeno al quale noi guardiamo è un idrogeno green, ovvero idrogeno verde, quindi idrogeno pulito, quindi privo sostanzialmente di emissioni inquinanti, che viene prodotto dalle fonti energetiche rinnovabili. E nel caso specifico stiamo parlando di solare fotovoltaico, di eolico, e viene prodotto attraverso il processo di elettrolisi, ovvero la scissione della molecola d'acqua, e quindi il componente core è l'elettrolizzatore. Anche in questo caso è importante fare ricerca per sviluppare soluzioni tecnologiche più performanti ed economicamente più sostenibili.